sa se quella di allora, della prima edizione dei giochi nel 2004, quando sfiorò l'oro, oro che arrivò nel 2008. 307, dice ancora il numero ufficiale, ufficioso. In realtà qualcuno di più. Bianconi di Mario Embolo, eccolo il giro palla azzurro che si completa sul perimetro con Cotti e Frassinetti sui pali. Di Mario, ancora Bianconi, palleggia con il capitano. Di Mario alza lo sguardo, vede libera Garibaldi per la diagonale, attenzione al rientro dalla della Russa dal pozzetto, palla che si per Cotti che si è liberata straordinariamente ai due metri, resta lì mentre saliva tutta la difesa che si lascia trovare scoperta Alexandra Cotti, l'invenzione di Bianconi, e vede libera la compagna in gol, 8-4, nuovo massimo vantaggio azzurro. E ora il time out se lo concede, a 4 secondi alla fine Gaudikov, ma ancora una superiorità numerica, direi di maturità, di queste ragazze che vanno a cercare non la gloria personale, ma vanno a cercare la compagna libera. Italia, Italia, si grida sulle tribune per accompagnare questo nuovo ritrovato possesso palla. È Federica Radicchi che impazzisce con il pallone in mano e impazziamo appresso a loro, appresso a queste ragazze che hanno raggiunto la finale olimpica. La finale olimpica dopo 12 anni, dopo Atene 2004, è per il Sette Rose. È medaglia sicura, è un'altra medaglia per l'Italia, è una medaglia per la pallanuoto italiana, è una medaglia per questo sport che non tradisce mai le attese olimpiche. Maxi Schermi a Rapallo, a Imperia, a San Giovanni Persiceto per questa finale olimpica. E allora si può festeggiare tutti quanti in acqua, ovviamente qualche lacrimuccia potrà scendere anche sul volto delle azzurre, che però dovranno essere contente. Sono argento olimpico, mentre gli Stati Uniti si confermano oro, oro a Londra 2012, oro qui a Rio de Janeiro. Ed eccole le italiane che salgono per prendere il loro argento olimpico, mano nella mano, come sempre, della loro storia. Dopo un grave infortunio, Alexandra Cotti è tornata nel gruppo rosa e si è andata a prendere questo argento. E adesso ovviamente applauso grandissimo per tutte loro, per questo argento olimpico conquistato dall'Italia.